Siamo al rifugio Mafariello, mercatino a chilometri zero, comune di San Martino, che si rende anche in questo caso comune molto particolare, soprattutto vicino all'agricoltura e al commercio. Con noi il delegato all'agricoltura e al commercio Mario Reago. Mario, un'iniziativa che nasce da molto lontano, ci puoi spiegare in termini semplici da quando è partita? Allora, il tutto è iniziato a settembre del 2016, subito dopo il nostro insediamento, con l'approvazione del regolamento per appunto la nascita di questo mercatino a chilometri zero, fatto esclusivamente da aziende, da privati e non, solo ed esclusivi del nostro territorio. C'era l'esigenza, e c'è ancora tutt'oggi, dopo aver ascoltato le loro problematiche, di dare la possibilità e quindi di poter proporre i prodotti da loro creati, fatti. E era giusto dare una possibilità a tutti quanti attraverso l'esposizione dei propri prodotti, prodotti che non si fermano e non si legano solo ed esclusivamente a quelli che sono gli ortaggi, le verdure e quant'altro. Come avete potuto anche vedere, le nostre aziende si sono specificate anche nella trasformazione, con l'imbottigliamento, con le varie confetture, con i vari mieli. Quindi c'era, ti ripeto, l'esigenza, e lo dico a tutti quanti, ancora oggi, per coloro i quali vorrebbero ancora oggi partecipare all'esposizione o alla promozione dei propri prodotti, siamo aperti e accogliamo tutti. Un percorso che è iniziato attraverso l'adesione dell'Istituto Zooprofilattico di Napoli, con il progetto Campania Trasparente. Le nostre aziende, i nostri privati, i nostri coltivatori sono stati oggetto di verifiche e di analisi delle acque, dei pozzi con i quali venivano irrigati i prodotti e quindi il terreno, e soprattutto un'analisi del terreno e dell'aria. Ovviamente la nostra zona, è inutile ricordarlo, ma si presta e ha tutte le condizioni tali da poter dire che i prodotti sono naturali, sono salutari e quindi vendibili senza nessun tipo di problematica. Abbiamo avuto anche, tra l'altro, una lettera di complimenti da parte dell'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico, con i quali giustamente si rivolgeva un complimento, ecco, indiretto anche alle aziende che hanno partecipato. Sì, abbiamo provato a raccogliere questa occasione per provare a rilanciare quelle che sono le nostre tipicità, i prodotti agricoli del nostro territorio, come diceva il consigliere Loiaco, che colgo l'occasione per ringraziare per aver condotto questo percorso che viene appunto da lontano, un percorso che si è tenuto insieme all'Istituto Zooprofilattico di Portici, quindi con una strutturazione anche di natura scientifica. Noi oggi, questa è una giornata che sintetizza questo importante lavoro fatto in questi anni ed è il primo appuntamento che teniamo qui in montagna. Primo appuntamento, siamo orgogliosi di averlo potuto realizzare in tempi di Covid. Infatti stiamo provando a mettere in atto anche le disposizioni che sono previste per i mercatini rionali qui stamattina, per cui con l'obiettivo di evitare assembramento, con un numero contingentato di accessi all'area qui della fiera, ma il nostro obiettivo è rivolto soprattutto a far sì che quelle produzioni che caratterizzano il nostro territorio possano essere rilanciate al di fuori di San Martino, della Valle Caudina, e soprattutto, vista la frequentazione dell'area picnic di Mafariello da parte di molti cittadini dell'area metropolitana di Napoli, poter esportare queste produzioni nell'area metropolitana appunto di Napoli. Secondo appuntamento è fissato per quando e dove? Allora, il secondo appuntamento è per domenica prossima, sempre dalle ore 8:30 in poi, sempre a San Martino, nell'area festa di località Torritiello. Ovviamente vi aspettiamo numerosi, e consentitemi solo di ringraziare innanzitutto la cooperativa per averci accolto e aver dato una mano nell'allestimento, i ragazzi che hanno aiutato nelle varie fasi di questa giornata, e soprattutto le aziende che hanno creduto in questo progetto e nella nostra amministrazione.